Doccia fredda per l'imprenditore Fabrizio Corona. I pettegolezzi sembrano nascondere un'amara verità. Arriva lo sfogo definitivo. Il nome di Fabrizio Corona rappresenta l'essenza stessa del gossip. Non a caso, l'imprenditore catanese si era guadagnato in passato l'appellativo di «re dei paparazzi». Storico fondatore di un'agenzia dedicata agli scoop più pruriginosi, Fabrizio Corona ha messo in scacco molte personalità eccellenti dello show business. E le sue recenti vicissitudini giudiziarie non l'hanno scoraggiato dal varare una nuova pagina dedicata ai pettegolezzi. L'imprenditore, infatti, attualmente gestisce il portale Dillinger, una bomba a orologeria per i segreti dei VIP e perenne fonte di nuovi scandali e casi mediatici. Questa volta, però, a foraggiare i gossip ci ha pensato proprio la fidanzata Sara Barbieri, una giovane modella legata da anni all'inquieto siciliano. O, più probabilmente, l'ex fidanzata di Corona. Da giorni si mormora infatti che la coppia sia giunta al capolinea, e alcune recenti Instagram stories di Sara Barbieri sembrano confermare i rumors. Fabrizio Corona nel mirino di Sara Barbieri. Mi ha distrutta giorno per giorno. Pur senza citare esplicitamente Fabrizio Corona, Sara Barbieri ha affidato una lunga missiva ai social che sembra far riferimento proprio al suo ex compagno. Nel mio silenzio sono rimasta più di 2 anni e mezzo. Ha esordito. La mia storia è molto complessa, come la mia persona, e non mi vergogno a dirlo, perché credo che ognuno di noi lo sia. La modella ha poi proseguito. In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che pensavo per me fossero esperienze di vita, quando giorno per giorno mi hanno fatto sentire fuori dal mondo, e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e da tutti, pensando che fosse l'unico modo di proteggere chi mi voleva davvero bene. Ha quindi aggiunto. È un loop. E quando ti svegli hai paura di affrontarlo. E ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutto giorno per giorno. L'accusa velata potrebbe quindi essere rivolta a Fabrizio Corona, ma anche allo stile di vita sperimentato al suo fianco, tra flash e continue indiscrezioni. La modella ha infine riflettuto. Non credo nelle vendette. Credo che sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai. Anche quando spesso le persone che consideravi vicine a te aspettano di vederti cadere, di vederti finita. E ha chiosato. La miglior vendetta è cambiare occhiali, cadere, reagire e, soprattutto, vivere.